migliore in campo no, però per 3-0 abbiamo rovinato tutto, mi ha fatto tre passi indietro, non me l'aspettavo, dico la verità, non se l'aspettava nessuno, ma non sto a recriminare le palle gol che abbiamo avuto, abbiamo sbagliato l'atteggiamento nel secondo tempo, sbagliato a livello mentale, siamo crollati dopo il primo gol, cioè quando non c'è da nascondersi non bisogna nascondersi, si è sbagliato, non l'avrei messo in preventivo, non ho capito questa involuzione da Lecce, da Castellammare, da quella col Bisceglie, bisogna capire perché siamo così, purtroppo abbiamo questo grosso difetto e forse ci siamo snaturati anche un po' noi da un punto di vista di quello che abbiamo fatto fino adesso, di cercare di andare sempre a aggredire gli avversari, abbiamo aggredito di meno, non vorrei che questo fatto di aggredire di meno fosse stato un nei confronti dei giocatori un essere meno aggressivi, però si è sbagliato tutto oggi. I complimenti fatti a Lecce oggi purtroppo però è difficile farle i complimenti anche perché certo. Forse bisognava cambiare qualcosa, non mi sembra che lei insomma abbia trovato le giuste contromisure. Noi forse dopo il primo gol sicuramente sì, io penso fino al gol loro dell'1-0 abbiamo avuto le occasioni per passare in vantaggio, loro ci avevano impensierito con i calci piazzati, siamo andati in difficoltà, Nordi ha fatto due grandi parate ma su calcio piazzato, su azione non avevano fatto nulla. Noi non siamo riusciti a reagire, molto probabilmente anch'io non sono riuscito a dare dopo il primo gol le giuste, non direttive, però cercando di creargli qualche problema. Ti ripeto, oggi ci siamo un po' snaturati di quello che è stato il nostro calcio fino adesso, sotto tutti gli aspetti, soprattutto da un punto di vista di non possesso. Non siamo stati quelli, forse l'abbiamo pagata di più, ma non mi è piaciuto l'atteggiamento dopo che abbiamo preso il gol. Peccato, ti ripeto, abbiamo fatto tre passi indietro perché veramente pensavo di essere sulla strada giusta, questa squadra deve, ma non voglio dire un aspetto mentale perché non sarebbe giusto neanche dire quello. È stata una partita completamente toppata sotto tutti i punti di vista. Mister, lasciando stare le occasioni create, sì. Comunque sono state parecchie, certo. Io personalmente ho visto un Catanzaro che ha sofferto al centrocampo tanto, sì. Perché comunque ho visto Maite e Onesu che correvano quasi alla cieca, sì. No, no, abbiamo... poi ho visto anche comunque una squadra che continua a soffrire sui calci piazzati, sì. È una squadra comunque anche dal punto di vista difensivo, forse giocare con due terzini adattati ai difensori centrali, ho visto gli avversari che saltavano tante volte la squadra creando superiorità numerica. No, tutte giuste oggi, forse l'ultima no, perché ti ripeto, noi non avevamo subito, cioè abbiamo subito purtroppo sul calcio piazzato le palle gol, però sul manovrato non avevano fatto niente, noi abbiamo preso una traversa, anche sbagliando la palla di Letizia, quella di Falcone un attimo prima porta vuota va fuori, quella di Letizia ancora prima delle gol, cioè tu prima di passare in svantaggio hai avuto quattro palle gol, ma non voglio parlare di quello, non è la giustificazione, non sono le quattro palle gol, oggi si è sbagliato tutto. Il fatto dei tre centrali, no, abbiamo sbagliato dopo il primo gol clamorosamente, non dovevamo avere quella reazione, cioè dovevamo reagire diversamente, in mezzo al campo forse siamo andati in difficoltà con i due mediani e niente, peccato, si è sbagliato tutto, bisogna ripartire tutto da capo, cercando di tornare a essere velocemente quelli che siamo stati nelle altre partite, si è toppata e questa è la verità, cioè come non ho da nascondere nient'altro che dire che è andata così, assolutamente. Oggi avete sentito anche il pubblico, sì, sì, ma negli spogliatoi razionale così come lo è adesso? No, ma io sono sì, perché non penso di essere così, oggi c'è da chiedere scusa alla gente, cioè non bisogna vergognarsi di quando si sbaglia di chiedere scusa. Oggi lo sappiamo tutti, da me per primo ai ragazzi che hanno sbagliato completamente tutto. Succede, non doveva succedere purtroppo, ma è accaduta la prima sbagliata in questo modo qua. E bisogna fare una nostra colpa e cercare di aumentare quelle che sono le motivazioni. Forse ci ha fatto male Lecce, penso. Se torno indietro ci ha fatto male quella partita lì. Forse non siamo quelli. Non siamo questi,
e dobbiamo trovare quella giusta tempra, quel giusto modo di concepire anche la Lega Pro, passami il termine. Prevede qualche rivoluzione? Cioè in che senso? Di tattica? No, ma sicuramente dobbiamo tornare a essere quelli, forse anche troppo spregiudicati che siamo stati. Forse è una chiave di lettura che questa squadra ormai aveva immagazzinato, hai cercato di cercare a volte di risparmiare, no? di andare un po' meno contro uomo per essere più brillanti, ma forse non ha pagato. Forse non ha pagato, forse dovevamo continuare a essere quelli che siamo stati nelle altre partite e di andare a aggredire ancora molto più alti, perché forse abbiamo immagazzinato talmente questo modo di essere che passare a fare altro siamo andati un po' in difficoltà. Senta mister, io mi consenti di tornare un attimo sulla domanda del collega a proposito del centrocampo. Sì. Lei anche alla vigilia ha detto oggi non vedremo un bel Catanzaro, sì. Naturalmente nessuno di noi si pensava così, certo. Così brutto. Però le chiedo, insomma, io insisto su questa cosa, indipendentemente dalle occasioni da gol, io ho visto un Catanzaro che anche prima del gol era in difficoltà. Sì, sì, no, ma oggi sono d'accordo, adesso sono d'accordo. Mi chiedo e le chiedo, non era il caso di rinforzare gli ormeggi al centrocampo, magari per cercare di... Avremmo dovuto levare un attaccante, avremmo dovuto un attaccante, poteva essere una soluzione, però non volevo far passare un segnale di levare un attaccante per dare un segnale un po', però poteva essere, oppure... A mettere quel giocatore sulla tre quarti, come poteva essere lo Spighi di Lecce o il Falcone, passarlo sul mediano basso, però volevo rimanere con i tre attaccanti, perché paradossalmente non avevamo sofferto tanto, però non riuscivamo a essere incisivi come nelle altre partite, quindi sono d'accordo con te in questa lettura. Mister, mi chiedo scusa, ma Varrasbeck, lei non nomina Varrasbeck? No, ma Varrasbeck, cioè noi in campo abbiamo un palleggiatore che è Maita, giocare con due palleggiatori in un centrocampo a due... E diventa forse già, se andiamo in difficoltà in alcune partite giocando con un palleggiatore tipo Maita e un incontrista tipo Nescu, tipo Marin, tipo anche Badier, giocare con due palleggiatori in un solo centrocampo a due potremmo andare ancora in ulteriore difficoltà, penso, perlomeno da un punto di vista degli equilibri tattici. Mister, lasciamo stare il secondo tempo, come nel giro di 5 minuti è successo quello che... Sì. Sì, sì, sì. No, ma ha ragione, siamo stati troppo bassi. Non eravamo noi oggi nella nostra consueta fase di non possesso. Non eravamo noi, eravamo troppo bassi. Ti ripeto, oggi è stata una partita toppata sotto tutti i punti di vista. È capitato, non c'è da vergognarsi a dirlo. Come altre volte ho dato giustificazioni giocando bene o perdendo, giocando bene e vincendo, oggi c'è una partita completamente sbagliata. E non mi attacco neanche alle 4, 5, 6 palle gol create, non hanno significato dopo una prestazione del genere. Penso di essere... Però questo è un po' preoccupante, no? Perché insomma, voglio dire, dopo 3-4 mesi dal suo lavoro, adesso che c'è tutta la rosa a disposizione, sì, sì, oggi... uscire così con questa partita, insomma... Non è stato un buon segnale, però so che non siamo questi, perché non siamo questi. Molto probabilmente, ti ripeto, non siamo neanche quelli dal punto di vista della manovra, quelli di Lecce. Dobbiamo tornare a essere quelli di Bisceglie, col Cosenza, col Monopoli, col Fondi. Una squadra aggressiva, una squadra che casomai anche spregiudicata nell'andare a aggredire l'avversario, perché penso che questa squadra ha più difficoltà, come si avvicina alla propria porta va in grosse difficoltà. Più noi riusciamo a stare alti, più possiamo trarne beneficio. È stata una controprova che ho avuto anch'io. E, ti ripeto, mi dispiace per la gente di oggi, sono abituato a chiedere scusa quando si sbaglia. Va bene, grazie. E basta. Va bene. Grazie. Grazie.